Pace bene a tutti. Oggi, 17 maggio, ricordiamo San Pasquale Bailón. Ascoltiamo la sua storia. Pasquale Bailón nasce il 16 maggio del 1540 a Torre Hermosa, in Aragona. Il nome Pasquale veniva dato ai bambini che nascevano il giorno di Pasqua e lui nacque nel giorno di Pentecoste, chiamato anche Pasqua Rosata. Il suo lavoro nei campi gli permetteva lunghe meditazioni e preghiere. A 18 anni chiese di essere ammesso nel convento dei Francescani Alcantarini di Santa Maria di Loreto, da cui venne respinto, forse per la giovane età. Non si perse d'animo e dopo 2 anni, nel 1560, riuscì ad entrare in convento, dove fece la sua professione religiosa il 2 febbraio del 1564. Non aspirava al sacerdozio, perché non si sentiva degno. Si accontentò di rimanere un semplice fratello laico. Per anni si occupava di vari servizi del convento, faceva specialmente il portinaio, compito che espletò sempre con grande bontà. Era ricolmo di straordinari doni dello Spirito Santo, tra cui quello della sapienza infusa. Anche se non molto colto, veniva costantemente richiesto per consigli da tanti illustri personaggi. Nel 1576 il ministro provinciale gli affidò il compito estremamente pericoloso di portare documenti importanti a Parigi, rischiando di essere ucciso dai calvinisti. Aveva tenuto una serrata disputa sull'Eucaristia, tenendo testa agli oppositori e smussando le loro false argomentazioni. Al suo ritorno compose un piccolo libro di definizioni e sentenze sulla reale presenza di Gesù nell'Eucaristia e sul potere divino trasmesso al pontefice romano. Per questa sua grande devozione verso l'Eucaristia veniva chiamato Serafino dell'Eucaristia. Morì nel convento di Villa Real presso Valencia, nella domenica di Pentecoste del 17 maggio 1592. Canonizzato da Papa Alessandro VIII nel 1690, venne poi proclamato patrono dei congressi eucaristici da Leone XIII nel 1897. Ciò che voglio sottolineare oggi di questa figura splendida che è stata quella di San Pasquale è proprio il suo grande amore per l'Eucaristia. Era un'anima sempre in ginocchio al cospetto del Santissimo Sacramento, pur non essendo lui stesso sacerdote. Questo mi spinge oggi a fare questa riflessione e quindi a riproporla a voi. Qual è il mio rapporto con l'Eucaristia? Ho io una grande venerazione per l'Eucaristia o semplicemente mi metto in fila, lì a messa, vado, la ricevo, però è un qualcosa che non mi cambia tanto nella mia vita. E Padre Pio anche aveva una grande, grande devozione verso il sacramento dell'Eucaristia. La messa era il centro della sua vita, tant'è che diceva: il mondo potrebbe stare anche senza il sole, ma non può stare senza la Santa Messa. E qui in santuario quante se ne vedono, cari fratelli e sorelle, io mi confido e ve lo dico che a volte rimango perplesso tra chi viene all'Eucaristia per ricevere quando io la distribuisco e si ha proprio la sensazione che non ci sia una grande consapevolezza di ciò che si vive. Non si sa che cosa rispondere, si dice Amen quando qualcuno dice il corpo di Cristo e soprattutto conviene aspettare che il ministro completi la frase, invece molti arrivano con una grande fretta, dicono qualcosa, Amen, e tu non hai ancora fatto in tempo a dire questa che è una frase molto molto importante. C'è una professione di fede che si fa prima di ricevere l'Eucaristia e poi la posizione delle mani, vedo mani a conchiglia, una sola mano, qualcosa di non preparato. Ebbene, le disposizioni sono queste: si mette la sinistra sopra, pronta ad accogliere la particola, con la destra sotto, così ricordando una croce, le mani a forma di croce. Poi con la destra si prende la particola e la si porta alla bocca. Questa è la maniera corretta. Imparatela, chiedete ai sacerdoti o qualcun altro accanto a voi magari di farvi vedere come si fa,
perché la dignità che si dà a questo momento dice tanto, tanto di quella che è la vostra fede e della voglia con la quale volete accostarvi al nostro Signore. Padre Pio era molto turbato quando vedeva una mancanza di devozione verso l'Eucarestia, quando mancava addirittura un fuoco che si accendeva nell'anima del fedele al cospetto dell'Eucarestia, e diceva così: a me sembra impossibile che un'anima non provi una grande emozione al cospetto dell'Eucarestia, e soprattutto se questo riguarda un sacerdote o un religioso. Forse quelle anime che dicono di non sentire questo fuoco non l'avvertono a causa del loro cuore più grande. Solo così, con questa benevola interpretazione, mi associo ad essi per non tacciarli della nota vergognosa di menzogneri. Padre Pio qui sta dicendo che chi si professa cristiano ma non è innamorato e non si accende di fuoco al cospetto dell'Eucaristia è un po' bugiardo. Quindi Padre Pio non vuole pensare questo e dice: magari non si emozionano perché il loro cuore è ancora più grande. Però facciamo una seria riflessione proprio grazie a San Pasquale, che possa intercedere per noi e possa donarci un po' della devozione che lui aveva verso l'Eucaristia. E quindi lo preghiamo per questo. San Pasquale, prega per noi.